Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti amici di Racing Time, il TG dei motori e benvenuti a una nuova puntata breve ma molto 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 scoppiettante perché una cosa incredibile si prospetta all'orizzonte. Se state guardando questo bagliore qua è perché mi sono tagliato quei quattro peli, ve l'avevo promesso, quindi eccomi qua. Prima o poi mi devo decidere a sistemare le sopracciglia perché sembro m'arrabbio di chi smilicia. Non so se e chi se lo ricorda. Comunque, però, chi se lo ricorda sono sicuro che sta ancora ridendo. Allora, clamoroso, qual è la novità che mi fa anche capire il perché certe cose siano andate a posto così, da sole, immediatamente? Uno. Seconda cosa, credo che sia una cosa molto voluta da Liberty Media che ha contribuito a mettere a posto un po' di cosucce. Di chi sto parlando? Di Lando Norris. Lando Norris che, udite udite, potrebbe nel 2024 essere il compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull, non in McLaren. In Red Bull mi piacerebbe McLaren. Oh! La notizia è di quelle che fanno veramente rumore. Perché, ragazzi, se ci pensate solo per un attimo, si prospetta una gran bella sfida. Ovviamente stiamo solo fantasticando, può essere che non salti fuori nulla di definitivo perché al momento ancora non c'è nulla di definitivo. Abbiamo semplicemente quattro indizi, di cui l'ultimo che vi farò vedere è quello più importante. Allora, innanzitutto, primo indizio, primo e secondo indizio in contemporanea. Perez non aveva mai dichiarato di essere in dubbio in Red Bull. Adesso, di recente, molto di recente, ha detto nel 2024 potrei non essere in Red Bull, devo cercarmi un'alternativa. Già di per sé suona strano sentire un'intervista del genere, perché i piloti di solito, se non c'è qualcosa di più che concreto o che si sta concretizzando, smentiscono sempre tutto. Invece questa è un'affermazione parecchio pesante. Due, c'è poi il complimento, anzi tutta la serie di complimenti che Helmut Marko, dopo aver detto assieme a Christian Horner che Perez a Zandvoort era confermatissimo, adesso ha detto che è discontinuo, che è sudamericano, gli ha cambiato pure la nazionalità, che c'ha quattro figli, che non si sa concentrare, tutte queste belle cose qua. Quindi si è sbilanciato parecchio. Per essere uno che ha appena confermato il suo pilota, sono un po' strana, che poi questa conferma arriva da una dichiarazione, sappiamo benissimo quanto valgono le dichiarazioni in casa Red Bull. Poi c'è un'altra cosa. Allora, dovete sapere che di solito i piloti o coloro che bazzicano il paddock, soprattutto gli ex piloti, quelli che hanno tante conoscenze, sono sempre molto ben informati. In testa a tutti ce n'è uno, non so se ancora oggi questa cosa qui lo vede in cima alla classifica, Gerhard Berger. Una volta nei box si diceva che qualunque cosa succedesse nel paddock, Berger la sapeva. Ed era vero, era vero. Ora invece Berger si è allontanato un po', però l'affermazione che ha fatto Rosberg, ovvero Norris in McLaren, io so che va altrove. Più o meno ha detto così. Ma o debba andare altrove. Questo, ragazzi, che cosa significa? Significa che già nei paddock si vocifera questa cosa e comunque per esserci, come dire, tutti questi indizi, tutte queste voci, è qualcosa di cui si è parlato più di una volta e di cui in tanti parlano. Nel paddock, ragazzi, funziona così. E infine c'è l'ultima cosa, la più importante secondo me, ovvero l'intervista rilasciata proprio dal diretto protagonista. Ve la leggo tutta. Allora, io in Red Bull, immaginatevi ovviamente che in questa foto lui muova le labbra e abbia il mio timbro di voce.
Io in Red Bull al fianco di Verstappen è decisamente qualcosa a cui sarei aperto in futuro. Posso tranquillamente affermare che Max è probabilmente uno dei migliori piloti della storia della Formula 1. E già loro sono amici, ma quando si fanno questi complimenti sa tanto di me lo tengo buono. Non ho mai gareggiato con lui prima di arrivare nella classe regina, ma lo conosco bene, sin dai tempi del kart. L'ho conosciuto nel 2012 e ho potuto constatare di cosa è capace. Io mi ricordo, ragazzi, una foto di Verstappen grande e Norris piccolino. Vabbè che lui è sempre stato piccolo di statura, però lì era piccolo pure d'età. E Red Bull ha da sempre fatto l'occhiolino ai giovani piloti, perché perlomeno per la politica che c'è stata sino a Verstappen, che poi abbiamo visto con Ricciardo, anzi con Verstappen su Ricciardo, con Ricciardo su Vettel, con Vettel su Weber e via discorrendo, hanno sempre cercato di portare il giovane pilota, perché il giovane pilota è, come dire, sensibilizza una platea di pubblico che alla Red Bull per tutta la serie di cose collaterali, chiamiamole collaterali, che di interessi che ha, interessa moltissimo. Andiamo, continuiamo con l'intervista, ragazzi. Allora, non conta su quale vettura si trovi, Max è in grado di performare ad un alto livello, sempre uguale, magari con risultati diversi, ma con lo stesso livello. E penso che questo renda incredibile il poter lavorare al suo fianco. Già sta parlando come se le cose fossero fatte. Allo stesso tempo voglio capire se posso competere contro di lui. Sono decisamente aperto ad un trasferimento in Red Bull. Ragazzi, queste sono parole pesanti. Parole molto, molto, molto pesanti. Nella clausola di ogni pilota c'è nel contratto di ogni pilota c'è una clausola che lo svincola qualora il costruttore, cioè il team che rappresenta, non gli garantisca una certa posizione in classifica, o a lui o al suo compagno di team, o in classifica costruttori. Poi bisogna vedere come viene sviluppato appunto questo tipo di accordo. E quindi non mi riesce difficile pensare, ce l'hanno tutti i top driver questa cosa, non mi riesce difficile pensare che Norris possa svincolarsi, non dico facilmente, ma possa svincolarsi da McLaren. E queste parole, secondo me, testimoniano il fatto, ma anche secondo molti ben informati, molto più ben informati di me, testimoniano il fatto che c'è più di una discussione avviata in questo senso. La cosa non mi dispiace affatto. Sarebbe bellissimo vederli in lotta. Sono curioso di vedere che fine fa Perez. Io non vedo molte alternative, però comunque ci sono sempre team di seconda fascia che potrebbero essere interessati a un pilota così veloce, così maltrattato e così d'esperienza. Bene, scrivetemi che cosa ne pensate nei commenti di questo accoppiamento. Infine voglio ricordarvi che questo fine settimana si corre la Formula Indy. Le FP1 si sono svolte da poco con Colton, una volta l'ho chiamato Colon, lasciamo perdere, Colton Herta, che ha segnato il miglior tempo tenendo alta più che la bandiera i colori della vettura del padre, perché sta correndo con una livrea quasi identica a quella con la quale il padre vinse per la prima volta a Laguna Seca. Infatti in Formula Indy si corre questo weekend a Laguna Seca. Scusate. Tutto qui, ragazzi. Se la puntata vi è piaciuta, lasciate un like, un commento, mi interessa particolarmente in questa occasione. Condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella. Aspettate un attimo, vi devo fare vedere una cosa. Perché se siete nei dintorni di casa mia, non avete nulla da fare domani, siete appassionati di corse, di motorsport in questo caso non si può dire, aspettate un attimino. Hopla! Domani, lasciate perdere
i colori della squadra, tutte queste cose qua. Questa ci troviamo qui in questo momento. Ci sarà una crono calata con, aspetta, la devo inquadrare che si veda tutta, la carrozza, così la chiamiamo qui, con il cuscinetto, il carriolo a pallini. Vedete, questo è un cuscinetto di un banco, prova, di un banco, un cuscinetto di un albero motore, non mi veniva, un cuscinetto di banco di un albero motore, ecco, così mi è venuta completa. Ebbene, domani ci sarà questa gara qui a Centuripe, tutto il giorno si corre con queste carrozze, la gara ufficialmente partirà alle 16, se non ricordo male, però ci sono le FP1, le FP2, le FP3, qua mettiamo anche il warm-up, qualifica e gara. Quindi, se non ci avete niente da fare, veniteci a guardare. E così ci salutiamo pure. Vi mando un grosso abbraccio, aiutatemi al solito con Skid assieme ai vostri bambini, ciao, ci vediamo al prossimo video.